Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa serata a tutti voi, miei cari figlioli, e bentrovati a questo appuntamento abbondantemente, ampiamente annunciato durante la giornata di oggi con la catechesi dal titolo Pachamama, Bergoglio, lo stregone. E Satana in Vaticano. Questa sera una buona parte della catechesi sarà accompagnata, perché contra factum non valet argumentum, da immagini, video, foto che serviranno nuovamente a far riflettere, a mettere con le spalle al muro tutti quelli che hanno ancora il coraggio di salire all'altare o di andare a messa in unione con Papa Francesco. Dunque, iniziamo con anzitutto il primo soggetto, Pachamama. Chi è Pachamama? Cominciamo con questa immagine, è un dipinto del 2017, piuttosto insolito rispetto a quello che siamo abituati a vedere di Pachamama. Questa è Pachamama. Pachamama è rappresentata, fra un momento vi dirò esattamente di chi stiamo parlando, ma intanto vorrei che guardaste l'immagine. Vedete che questa donna, che è la dea madre, in definitiva Pachamama è la dea madre, e qui si capisce perché Bergoglio ha voluto, per esempio, ma non è Bergoglio, Bergoglio è soltanto la punta dell'iceberg. I poteri mondiali, i poteri anticristici, i poteri satanici hanno voluto, per esempio, l'8 dicembre del 2013 o 14, proporre sulla facciata della Basilica di San Pietro le immagini della Madre Terra, proprio nella festa dell'Immacolata, perché era già in programma di sostituire il culto di Maria, Madre di Dio, con il culto della Madre Terra. Ma procediamo con ordine. Guardate di nuovo attentamente questa immagine. Questa è Pachamama in una rappresentazione iconografica del 2017. Notate che questa donna, che è la Madre Terra, è del tutto avvolta da una striscia verde. Si tratta di due serpenti. Eccolo qui, il primo serpente che avvolge il braccio destro e il secondo serpente che avvolge il braccio sinistro. Questo serpente poi praticamente sta tutto attorno al corpo femminile della Madre Terra, che ha le gambe incrociate, come vedete, ed è seduta su un albero. Ecco, sul capo porta questa immagine. Porta diciamo, una specie di cappello, chiamiamolo così, un turbante che è tipico delle culture latinoamericane, e così anche la collana, l'enorme collare che le sta attorno, che è il simbolo di divinità, ecco, sia sul capo, il diadema sul capo, che quello sul collo, indicano segno di divinità. Ora sfiderei chiunque, qualunque cattolico serio, a dire che questa immagine è un'immagine che trasmette serenità, pace, gioia e buon umore. Ma non abbiamo finito, vorrei mostrarvi altre immagini della Pachamama, perché vi rendiate conto di che cosa stiamo parlando. Eccola qui. Questa è un'altra immagine della Pachamama molto inquietante, ve la mostro fra qualche istante. Eccola, ve la mostro, eccola qui. Questa è un'altra immagine di Pachamama. È sempre una figura femminile, ancestrale. Vedete che ha attorno a sé una corona in capo, perché lei è la dea madre. Infatti porta in braccio la vita e tiene le mani sul grembo, che è la sede nella donna della vita, sempre circondata da elementi ancestrali e poi anche, come vedete, dai simboli della natura. Ancora possiamo vedere ancora un'altra immagine, anche questa non meno inquietante, anzi del tutto drammatica, direi,
che svela la verità. Eccola qui un'altra foto, un altro dipinto di Pachamama. Vedete che sembra qui tra le più innocue come immagine, ma guardate il dio sole che è chiaramente una divinità diabolica. Allora, Bergoglio ha voluto piazzare il 4 ottobre, del 2019, ed è da quel momento che l'umanità e la Chiesa non vedono luce, ha voluto piazzare nei giardini vaticani, con la complicità, come ora vi dimostrerò, di vescovi, cardinali, questi benedetti frati francescani, le suore, i padri sinodali. Si vede questo cardinale Baldisseri, che è uno degli scout, uno dei talent scout del regime bergogliano, perché Bergoglio non è amico di coloro che gli stanno simpatici, è amico dei cardinali massoni. Lui ha l'elenco dei cardinali e dei vescovi massoni e li valorizza e li stima, se li abbraccia, se li bacia, come ora vi dimostrerò, li stringe a sé. Mentre quando nell'elenco quel vescovo, quel cardinale non compare come massone, lui porta direttamente un odio, una acredine senza precedenti. Ecco, allora, il 4 ottobre dell'anno scorso, 2019, mentre io, tra l'altro, un breve accenno autobiografico, mi trovavo non a caso, senza saperlo peraltro, a Garabandal, dove la Madonna aveva annunciato che sarebbe arrivato il grande avvertimento a seguito di un sinodo, e la veggente lo dice, una delle veggenti lo dice alla mamma, e la mamma, che sa che c'è il concilio, dice: no, voleva dire concilio la Madonna, non sinodo. No, 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 la Madonna ha detto sinodo. Ecco, quel 4 ottobre è stato sicuramente il giorno più nefasto nella storia della Chiesa. A partire da quel momento, ancora di più, chi sta in comunione con Bergoglio, chi va a messa con Bergoglio, non si nutre di Cristo, si nutre di Satana, sta con la Chiesa del diavolo, sta con quella falsa Chiesa dell'Anticristo, il corpo mistico dell'Anticristo, come lo chiamava. Come lo chiamava Monsignor Fultoscini. Ma facciamo adesso un altro passo in avanti. Proseguiamo con le immagini. Questa è, in assoluto, fiori cari, sono riuscito finalmente ad acchiapparla, l'immagine della vergogna. Guardatela bene. Ci sono i due traditori. Guardate Bergoglio solennemente inchinato, col capo chino prono, e accanto a lui il Giuda Iscariota, l'inguardabile cardinale Baldisseri, mentre, quasi a conclusione del rito, vedete, la strega e lo stregone hanno appena finito di sistemare l'albero della vergogna. L'albero della vergogna. Mosè, scendi, perché il popolo che io ho fatto uscire dall'Egitto non ha tardato a pervertirsi. Si sono costruiti un vitello di metallo fuso e poi l'hanno detto: ecco Israele, il tuo Dio. Ecco Israele, il tuo Dio. Figlioli cari, di che cosa dobbiamo parlare? Di che cosa dobbiamo parlare? Questo è l'albero della vergogna piazzato lì in Vaticano. Fintanto che quest'albero viene innaffiato, finché quest'albero si trova lì e nessuno interviene per eliminarlo e per toglierlo, l'umanità non avrà speranza. E però vorrei mostrarvi un'immagine ancora più inquietante. Questa immagine qui è una chicca, perché io lavoro per voi, miei cari figlioli, anche per i nemici, perché ho notato che quando noi parliamo di sta maledetta, diabolica, stregona, magica, esoterica, massonica esperienza della Pachamama in Vaticano, i nemici sono costretti a star zitti. Come lo devono giustificare? Perché fra un momento vi spiegherò che teologicamente non c'è alcuna ragione, non c'era alcuna ragione. Mai la Chiesa, mai aveva fatto questo in 2000 anni di storia. Dovremmo andare lì a bruciare quell'albero se ci venisse consentito. E io non escludo, Bergoglio, non avrai sonni tranquilli, né te né chi verrà dopo di te, perché non escludo che la Madonna provvederà, provvederà con la sua antagonista, perché dovete sapere che Pachamama è madre dell'Anticristo. Lei è la dea madre a cui venivano sacrificati i bambini, a cui veniva strappato il cuore a vivo. Capito chi è questa divinità che Bergoglio ha portato in Vaticano? Fra un po' diremo perché Bergoglio ha portato in Vaticano la Pachamama e quali sono i pretesti con cui l'ha fatto. Ma io finalmente ho trovato una foto, non vi dico da dove,
L'ho cercata perché sapevo che esisteva. Naturalmente hanno fatto di tutto per togliere. Fra un momento ci sarà anche un video, due video che vi mostro. Ecco qui la foto della vergogna, la foto che inchioda tutti coloro che hanno ancora il coraggio di stare con lo stregone Bergoglio. Eccola qui la foto, figlioli cari. Ve la mostro. Guardate questa foto. Osservatela per un istante in silenzio. Questo è il leader Massimo, lo stregone Bergoglio. Guardatelo bene. Sapete che foto è questa tra le foglie degli alberi? È la foto che è stata scattata subito dopo che Bergoglio ha per primo messo la terra all'albero della vergogna nei giardini vaticani. Guardate quanta soddisfazione in volto. È il ghigno di Satana. Sono gli occhi metallici di cui parla Suor Lucia quando parla del falso papa nella versione del terzo segreto consegnata al giornalista Javala. Guardatelo bene. Guardatelo com'è contento e soddisfatto perché è riuscito senza avere impedimenti davanti a sé, è riuscito a portare in Vaticano niente meno, fioli cari, niente meno che la Pachamama, la divinità. Ecco, ma non abbiamo finito. Adesso viene il bello della questione. Vedo che siete tanti a seguire. Spero che vogliate ascoltare con attenzione quello che adesso staremo per mostrare. Rimarrete senza parole perché molti non conoscono ed è la prima volta che io lo mostro a Radio Domina quello che sto per mostrare. Non si tratta più di una sequenza di foto, ma di un insieme di video che adesso io vado a mostrarmi, a mostrarvi. Datemi solo il tempo di recuperarlo. Ci vuole un attimino di tempo. Dunque, dove lo avevo preso, eccolo qui, un momento solo. Comunque ve lo preparo. Si tratta del video di Bergoglio e dei cardinali, vescovi e tutti quelli che sono presenti in San Pietro l'anno scorso, 2019. E attenzione che il coronavirus e tutte quelle cose lì, volente o nolente, cioè che sia stato creato il laboratorio, eccetera. Voi vedete, l'umanità non trova scampo perché Dio è offeso da quell'albero, piantato in San Pietro, piantato in San Pietro, figlioli cari. Ecco, questo ha saputo fare la insolenza di Bergoglio. Ma adesso andiamo a mostrarvi il video che inchioda ancora di più, Bergoglio e la falsa chiesa, nella pretesa di sostituire, appunto, sostituire il culto mariano con il culto diabolico, di Pachamama. Lo sto cercando, abbiate un momentino di pazienza. Eccolo qui, finalmente l'ho trovato. Il video è conservato, per bene. Si tratta della processione che molti non conoscete con la Pachamama dalla Basilica di San Pietro all'Aula Sinodale. Preparate un paio di Gaviscon, preparate un paio di Biochetasi, come si chiamano, perché siamo in presenza di qualcosa di vergognoso, miei cari figlioli, vergognoso. Ecco, allora iniziamo con i riti introduttivi in Vaticano, figlioli cari, godetevi questa cena. Questa è la Basilica di San Pietro! Atto idolatrico! Guardate che roba la divinità pagana dentro la Basilica di San Pietro! Fioli cari, questo è veramente qualcosa che lascia senza parole. Vorrei rimostrarvelo. Guardate che cosa succede con Bergoglio. Ecco, è cascata l'immagine. Abbiate pazienza, eccola qui l'immagine della Pachamama. Siamo dinanzi all'altare della confessione di San Pietro. Satana è riuscito nel suo proposito, condurre la Chiesa all'idolatria. Guardate la gente, guardate come cantano e danzano in onore di Pachamama. Questi che poi, se gli metti la corona del rosario in mano, ti saltano addosso. Ma non è finita. Sono immagini sconvolgenti, mi rendo conto, per tutti quelli che siete sensibili, siamo ai limiti dell'horror. Servitori,
Eccolo lì adesso lo stregone. Lo stregone entra in campo. y de paz, para que conozcan lo que te agrada y tengan el valor de realizarlo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Adesso iniziano le danze, figlioli cari. Adesso iniziano le danze. Guardate che cosa succede. Basilica di San Pietro, queste non sono le litanie dei santi. Fioli cari, non sono le litanie dei santi, non sono le laudes regie, non sono i canti penitenziali, non è il Te Deum, non è il Gloria, sono canti degli stregoni di Pachamama dentro la Basilica di San Pietro. Vergogna a tutti quelli che ancora state con vergoglio, lo stregone di Satana. Vergogna, guardate i cardinali attorno, i vescovi, è veramente l'Apocalisse. Guardate come è contento Bergoglio, siamo dentro la Basilica. Questa è l'Apocalisse, figlioli cari. Dio è offeso da queste immagini, da queste scenografie, da questa messiscena. Guardate Bergoglio, lo stregone al centro, quello che dovrebbe essere il Papa, ha intronizzato Satana dentro la Basilica di San Pietro. Che bei canti, vero, figlioli cari? Andiamo un po' più avanti. Ecco, adesso è il momento in cui Bergoglio va verso l'altare della confessione insieme ai cardinali e vescovi. È proprio l'abominio della desolazione, il tempo dell'anticristo. Guardate che follia, figlioli cari! Ma non so se voi notate l'atmosfera che si respira, è surreale, no? Cioè, se voi notate, abbiamo visto l'albero piantato in San Pietro, ma se voi notate, non so se siete d'accordo, io mi sento male, capisco Tiziana Basili e altri che lo state scrivendo, penso seriamente, c'è da star male, stiamo parlando del cuore del cattolicesimo. Stiamo parlando del cuore del cristianesimo mondiale, la Basilica di San Pietro profanata. L'atmosfera è tetra. Non so se la respirate, adesso mando in onda un altro spezzone. L'atmosfera è tetra, è un'atmosfera buia. Ci sono questi canti, queste invocazioni, questo contesto che Bergoglio è riuscito a portare in Vaticano, dove non c'è più Gesù Cristo, c'è Pachamama. Veramente, guardate, ma andiamo avanti. Notate, ripeto, come dicono i tedeschi, il Sitzinleben. Che motivo c'era di intronizzare Pachamama in Vaticano? E adesso si rimane senza parole, una vera e propria processione. E io qui vorrei leggere, prima di mostrarvi la processione portata sulle spalle la Pachamama dai cardinali, vorrei leggervi che cosa dice la Bibbia a proposito del peccato di idolatria. Leggiamo: il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, fece ressa intorno ad Aronne e gli disse: fa per noi un Dio che cammini alla nostra testa, perché a Mosè, quell'uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto. Aronne rispose loro: togliete, ecco qui, guardate, togliete i pendenti d'oro che hanno agli orecchi le vostre mogli, i vostri figli e le vostre figlie, e portateli a me. Tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli orecchi e li portò ad Aronne. Egli li ricevette dalle loro mani. Li fece fondere in una forma e ne modellò un vitello di metallo fuso. Allora dissero: ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Dopo aver letto adesso, continuiamo a seguire l'incredibile processione di Pachamama nella piazza San Pietro. Notate i canti, notate l'atmosfera cupa, diabolica. È irriconoscibile. San Pietro, eccola la basilica.
aguas de los ríos, las aguas de las lluvias, las aguas de las cochas te alaban, Señor. La luz del nuevo día. Eccoli, traditori, gli scarioti, cardinali e vescovi, renderete conto a Dio di questo abominio compiuto a San Pietro. Dov'è Comastri? Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Los frutos y las flores, los árboles y el monte, la tierra que es fecunda te alaban, Señor. Las aves con sus cantos, los peces y reptiles, las fieras de la selva te alaban, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Los niños y sus madres, los hombres y sus brazos, las luchas y sudores te alaban, Señor. Los pobres y olvidados con ansias de ser libres, luchando en esperanza. Ecco lo stregone che è stato capace di fare quello che mai nessuno avrebbe immaginato di fare. Quelli che state ascoltando, figlioli cari, non sono canti liturgici, sono canti degli stregoni venuti dall'Amazzonia per venerare la Pachamama, e sono invocazioni al Signore, ma non al Signore Gesù Cristo, sono invocazioni al Signore della Terra, al Dio della natura, che viene lodato in tutte le sue... E adesso la Pachamama, in processione, portata dai vescovi, dalla Basilica di San Pietro, viene condotta, la Pachamama, in questa atmosfera assolutamente diabolica, veramente, veramente, io ho una certa esperienza in questo, veramente si sente la presenza di Satana. Guardate, chi ha un minimo di esperienza non può dire che io mi stia sbagliando. Veramente, in quello che stiamo vedendo, si sente la presenza del diavolo. Adesso la Pachamama viene condotta sempre con questi canti, con questo sottofondo da stregoni, nell'aula Nervi, nella sala Nervi. Il cielo plumbeo e la cupola di San Pietro avvolta dai demoni. Si realizza il terzo segreto di Fatima. Guardate che immagini, cari figliuoli, la vergogna, la desolazione, l'abominio, la devastazione della vigna del Signore ad opera di uno che dovrebbe essere il Papa. Guardate Bergoglio, lo stregone, le suore. Che dolore vedere queste immagini, figlioli cari. Dio lo permette per purificare la Chiesa. Guardate i cardinali, l'imperdibile Baldisseri accanto a lui. Nel frattempo la Pachamama è in processione. Guardate, 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 guardate questa donna. Avete visto? Guardate, guardate, guardate con le mani elevate al cielo. Stanno invocando gli spiriti, figlioli cari, stanno invocando gli spiriti, i demoni, attorno allo stregone. Avanza in paraguas mais profundas. Sono immagini che naturalmente addolorano moltissimo e mostrano come stanno esattamente ormai le cose. Ecco, adesso viene il momento in cui la Pachamama viene introdotta intronizzata dentro la sala Nervi. Quando
Guardate le immagini che non voglio commentare, ascoltate e osservate. Che canti sono questi? Vi diranno che sono canti liturgici amazzonici. A Roma, a San Pietro. Queste che vedete sono tutte le suore progressiste, vedete, senza più velo, le quasi le minigonne, i sandali disinvolte, femministe, sessantottine, sono quelle che vogliono salire all'altare. Adesso è il momento in cui arriva la Pachamama all'ingresso. Eccola! Guardate che vergogna! Guardate! Signore, abbi pietà della tua chiesa, Pachamama introdotta dai cardinali. No, vorrei riproporre questa immagine drammatica, è semplicemente drammatica. Eccola qui. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos. Arriva la Pachamama con lo stregone, si incontrano. Ecco la Pachamama e il suo stregone Bergoglio. Se non è questo il terzo segreto di Fatima. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Las aguas de los ríos, las aguas de las lluvias, las aguas de las cochas te alaban, Señor. Sempre in processione la Pachamama portata dai vescovi, non immagini che non avrebbe mai potuto immaginare. Adesso lo stregone entra. La terra che è fecunda ti alaba, Signore. Guardate queste donne con tutti i segni tribali sul volto e guardate la soddisfazione, è in estasi Bergoglio. Sta godendo della gioia satanica di avere sfidato Cristo in casa sua. Guardatelo, com'è gioioso, luminoso, contento. Hombres y sus brazos, las luchas y sudores te alaban, Señor. Los pobres y olvidados con ansias de ser libres, luchando. Guardate com'è contento Bergoglio, lo stregone, Pachamama in Vaticano, la processione alla Madonna Pachamama, lui che poi offende la Santa Vergine. Che roba, figlioli cari, che roba triste. E sempre questo sottofondo musicale così diabolicamente cupo. Tutto questo
nel cuore del cattolicesimo romano. Roma è ferita dall'idolatria. Guardate i vescovi, quanti ce ne sono, che vengono per il sinodo sull'Amazzonia. Nessuno di loro si è ribellato, nessuno ha detto non va bene questo. Il Signore volta le spalle a questa gerarchia, ne costruirà una nuova. Saprà Lui come fare. Non vi dà l'idea tutto questo di una grande confusione, di un caos? Non so se siete d'accordo, sembrano le immagini di rinnovate della Babele di Genesi 11. C'è confusione, non c'è ordine, c'è caos. Guardate che roba, sembra Babilonia, sembra Babele. E ognuno che si muove per conto proprio, sono immagini che non avremmo mai voluto vedere. Adesso Pachamama viene posizionata al centro della sala nervi, esattamente nell'aula sinodale. Concludiamo con queste immagini qui, figlioli cari. Ecco. Naturalmente non possono mai mancare i francescani. Vediamo di mostrare adesso, portandolo un po' avanti, l'ingresso di Pachamama dentro la sala, nella gioia di tutti i presenti, naturalmente. Eccolo qui, figlioli cari. Caos totale, guardate un po', senza criterio, senza ordine. Qui ci sono le streghe sparse, è proprio Babilonia divenuta Roma, grazie allo stregone Bergoglio. Ecco, e questo è il momento in cui adesso la Pachamama sta per entrare dentro la sala, l'aula sinodale. Vediamo di pescare il momento, è un momento drammatico, tragico direi, che si commenta da solo. Guardate i cardinali, i vescovi, Bergoglio che ancora è lì, naturalmente gioioso di tutto questo. Eccolo lì. Queste sono le immagini, miei cari figlioli, che si commentano da sole. Ecco. E che cosa dire? Dire solamente questo, miei cari figlioli, che quello che è accaduto il 4 ottobre è qualcosa di molto, molto grave. Ma non ho finito. Devo mostrarvi ancora un altro video. Un altro video, questa volta molto più breve, ma forse più drammatico ancora di questo, nel quale si vede Bergoglio che accoglie, la Pachamama e si inchina dinanzi a lei. Sono immagini che si commentano da solo. Veramente qui non c'è nulla da, assolutamente nulla da dire. Bisogna solo guardarle e lasciarle scorrere così come si presentano. Un momento solo che si carica il video. Ecco, lo mettiamo di traverso. Questo. Eccolo qui. Questo è il momento in cui si è bloccato. Il momento in cui Bergoglio venera la statua di... è l'incontro tra Pachamama e lo stregone.
Guardate Bergoglio che si è inchinato dinanzi alla Pachamama. Ecco, bene, queste erano le immagini nell'insieme, grosso modo, che volevo mostrarvi. Volevo solo anche aggiungere quali potrebbero essere state le ragioni per cui Bergoglio a un certo punto con i massoni ha introdotto, intronizzato Pachamama. Beh, Pachamama è la madre dell'anticristo, figlioli cari, eh. Pachamama, vedete che lo dico, ma Pachamama non, veramente è uno scontro, tra l'altro una battaglia personale, pregate per me. Pachamama è la madre dell'anticristo, in quanto madre terra, siccome Satana scimmiotta Dio, allora Gesù Cristo è nato da una donna, vergine, la madre di Dio, cui le si deve, come la Chiesa insegna, il culto di iperdulia, cioè di super, potremmo tradurlo così, super venerazione. Allora Satana scimmiotta Dio, quindi il suo messia, il messia di Lucifero, che è appunto l'anticristo, deve anche lui provenire da una madre. E si è parlato a lungo di questa madre. Ecco, la divinità da cui perviene l'anticristo è la Pachamama. La Pachamama è una divinità satanica. Voglio dire, figlioli cari, che non dovete scherzarci e che questa sera ognuno si tracci bene col segno di croce e con l'acqua benedetta dopo aver visto queste immagini da horror, da film dell'horror, perché forse non sono riuscito ancora a dirvi chi è Pachamama. Pachamama è un'entità satanica, cioè un'entità demoniaca. Esiste come entità personale, non è soltanto un idolo pagano. E Pachamama è una. Gli esorcisti verifichino se questo matto di prete solitario, questo Don Chisciotte, dice il vero o meno. Pachamama è un'entità angelica decaduta. Demoniaca, molto vicina a Satana, molto vicina a Lucifero. Il suo compito, il compito di Pachamama, è di indurre le masse all'idolatria contro Dio, contro il Dio vivente, e anche ha la missione di accompagnare, proteggere, educare, allattare, sostenere l'anticristo. Questa è Pachamama, figlioli cari. E che ci sia stata un'anticipazione, ve l'avevo anche mostrato, ve l'avevo anche detto da parecchie volte, ve l'ho detto questo, no?